Ora si registrerà la conferenza. Buongiorno, buongiorno a tutti. Vi porto i saluti dell'amministrazione comunale. Oggi è la giornata della festa della donna, l'8 marzo, e una giornata che ha un alto valore simbolico. È vero, io condivido chi sostiene che tutti i giorni devono essere 8 marzo, però naturalmente noi dobbiamo confrontarci purtroppo con una realtà che ancora richiede una grande attenzione dal punto di vista dei diritti, dal punto di vista delle pari opportunità e anche purtroppo, lo abbiamo visto, dal punto di vista delle violenze che vengono perpetrate ai danni delle donne molto frequentemente e come abbiamo anche di recente potuto purtroppo constatare con una frequenza crescente. Quindi la festa dell'8 marzo assume un valore simbolico assoluto, importante, e quindi è giusto in questo giorno sottolineare i problemi, evidenziarli e soprattutto lavorare insieme perché queste grandi problematiche trovino una soluzione di civiltà, naturalmente, e che oggi sia un momento di riflessione importante. Veniamo all'incontro che la Biblioteca Civica ha organizzato, dedicato a una figura di donna importante del Novecento che è Coco Chanel. Chanel ha rappresentato una donna vincente nel suo ambito professionale, ma in generale nella sua vita. Voi sapete che è partita naturalmente da una condizione molto sfavorevole e sfortunata, però con la propria creatività, col proprio talento, lo vedremo bene nell'incontro che seguirà, è riuscita a diventare un'icona della moda, ma non solo un'icona della moda, in generale ha rappresentato un po' la donna che a partire dagli anni 20 ha voluto affermare se stessa attraverso, anche attraverso l'abito, anche attraverso il taglio dei capelli, attraverso la moda, attraverso l'affermare una personalità che è un protagonismo che la donna aveva, di cui la donna aveva naturalmente necessità, la donna moderna, la donna del Novecento che voleva vivere la propria vita ed essere padrona del proprio futuro. Chanel reagisce attraverso la propria estetica a quella che era un po' la cultura portata avanti da stilisti quali Paul Poiret, quindi l'onda lunga dell'Ottocento, di una moda naturalmente molto addomesticata, reagisce con grande libertà, ma soprattutto con grande carattere, con grande personalità, che afferma non soltanto nei suoi abiti, ma anche con tante iniziative, chiamiamole così, anche imprenditoriali di grande portata, di grande innovazione, di grande effetto, quale ad esempio, quasi superfluo ricordarlo, il profumo che Chanel inventa, crea, assolutamente moderno, assolutamente nuovo, che concorre con gli abiti anche qui a disegnare la nuova donna, che è la donna libera di personalità che afferma se stessa. Quindi un personaggio straordinario che è bello ricordare oggi e che è bello ricordare anche nella sua dimensione un po' più ampia di collegamento con le arti del proprio tempo. Quindi Chanel sappiamo che ha collaborato col teatro, ha collaborato con la letteratura, con gli artisti visivi, quindi ha davvero influenzato un certo modo di fare arte nel Novecento, a partire in particolare dagli anni venti. Quindi l'incontro di quest'oggi sarà sicuramente stimolante e ci permetterà, come dicevo all'inizio, di tenere sempre a mente i problemi che ci sono, e tutti noi dobbiamo avere la responsabilità, attraverso i nostri comportamenti e il nostro esempio, di risolverli. Ma anche avere esempi di grandi donne del passato che ancora oggi sono sicuramente, oltre che da modello, sono anche un incentivo a tutti noi per dare sfogo alla nostra creatività e attraverso la bellezza, attraverso il nostro talento, ad affermare la nostra personalità. Grazie e buon ascolto. Buonasera a tutti, io sono Deborah Riccelli. Per prima cosa ringrazio il Comune e la Biblioteca Civica di Novi Ligure e l'Assessore alla Cultura per avermi coinvolta in questa bellissima iniziativa Novi d'Autore,
Per la giornata della donna ho scelto di leggere qualche passaggio da questo nuovo libro di Annarita Briganti, edito da Cairo Editore, Coco Chanel, una donna del nostro tempo. Perché ho scelto la storia di Coco Chanel? Perché è una di quelle donne che ce l'ha fatta. Probabilmente sembrava che la vita avesse poco in riservo per lei quando era una bimba, e invece ancora oggi tutti la conoscono. E le donne le devono tanto. 2C, come i disegni che Chanel vede, intuisce, immagina nelle vetrate dell'orfanotrofio. Lei che da bambina gioca da sola, sempre da sola, nel primo cimitero a portata di mano. Ha le sue tombe preferite, in base ai numeri contenuti nelle date, e seppellisce nei cimiteri vicino alle sue prime abitazioni, che sono più ricoveri di fortuna, i suoi piccoli tesori. Una bambola di pezza che si è fatta da sola, qualche regalo del padre nelle rare occasioni in cui è comparsa a casa. Gabrielle, allora non ancora Coco e non ancora Chanel, parla con i morti. 2C che compaiono per la prima volta sul suo profumo simbolo, come il cognome del suo grande amore, Capelle, e di lui parleremo. Sono io a dire voglio. Dichiarano i personaggi femminili di Colette in puro stile Chanel. Ma dell'amica la scrittrice coglie anche la dolcezza. Questa dolcezza che Chanel esige e ottiene da se stessa mi sorprende più della sua autorità, avendo letto sul suo viso ciò che c'è di più leggibile, due lunghe sopracciglia nere, che lei non si strappa affatto. Dispotiche, capaci di unirsi, di sollevarsi, di abbassarsi, soprattutto abbassarsi, trasalendo ogni volta che il ciuffo ondeggiante la infastidisce. Da quelle sopracciglia l'attenzione scende alla bocca, ma lì non so decidermi facilmente, poiché nei momenti di concentrazione e di scontento la parte centrale del viso sembra assumere un aspetto concavo, aspirato dall'interno, ritirato sotto la tettoia delle sopracciglia, sotto la voluta nera dei capelli. Non è che un istante, ma di mutismo totale, di ritirata feroce, un'effimera pietrificazione a cui la bocca sfugge all'improvviso, labbra sinuose, dagli angoli tristi, impazienti, domate, punite da denti affilati, sempre nel ritratto che ne fa Colette. Indosso sempre un cappello, così se arriva qualcuno posso dire che me ne sto andando. La gente crede che io abbia trovato tutte le porte aperte, ma la verità è che le ho spinte. La guerriera, la donna che legge, sempre circondata dai libri, la stilista in esilio, classe 1883. Considerata decaduta e vecchia dopo la Seconda Guerra Mondiale, la resistente, la Wonder Woman dello stile, la mecenate, la donna che non sa più amare, ha in serbo un altro grande colpo di scena, mentre la scena della moda la dà per morta. Se Mademoiselle Chanel ha rinato sulla moda, non è perché ha tagliato i capelli delle donne, ha mescolato lana e seta, ha messo le perle sui golfini. Ha evitato etichette poetiche sui suoi profumi, ha abbassato e alzato il punto vita e ha obbligato le donne a seguire le sue direttive, ma è perché al di fuori di questa gentile e decisa dittatura non c'è niente della sua epoca che abbia mancato. Dice di lei un intellettuale del suo cerchio magico, il poeta Jean Cocteau. Come abbiamo visto, amico, compagno di mondanità e di viaggi, beneficiario anche lui del sostegno economico della signorina Chanel, che gli paga pure le spese per disintossicarsi negli ospedali ed è la sua confidente per le questioni di cuore. Chanel frequenta solo intellettuali e artisti, vuole solo loro, ha bisogno di stimoli continui, di persone che come lei abbiano uno sguardo sulla vita e sul mondo. La conversazione è un fuoco sacro per lei, che fa entrare nel suo privato intellettuali e artisti, perché lei è la sua epoca,
vuole essere la sua epoca, sa di essere la sua epoca. La donna giusta, al posto giusto, nei momenti giusti. Purché si abbia la forza di andare avanti, nonostante tutto. La mia epoca mi aspettava. Non ho dovuto fare altro che arrivare. Lei era pronta, afferma Chanel. È la donna più ragionevole del mondo, dichiara, parlando di lei, un altro uomo che sarà suo amico per tutta la vita. Pablo Picasso. Se non poteva fare a meno di te, il giorno dopo già non ti sopportava più, sostiene Morand, uno dei pochi che le restano vicini in Svizzera, oltre ai medici svizzeri, avvocati svizzeri, banchieri svizzeri e al personale dei vari alberghi in cui soggiorna, restituendoci una Chanel intrappolata nella solitudine e nell'isolamento. Quella voce impetuosa che trascinava nella lava, quelle parole che crepitavano come tralci secchi, le sue risposte, che azzannavano e divoravano con gli stessi denti, un tono sempre più perentorio man mano che l'età la piegava, un tono sempre più destituente, sempre più invalidante delle condanne senza appello. Le ho sentite per intere sere nell'albergo di St. Moritz, dove nel 1946 l'ho trovata sfaccendata per la prima volta senza un'occupazione che mordeva il freno. Si era esiliata in Engadina. Aspettava un ritorno di fortuna. Sentiva di essere stata raggiunta dal passato, presa dal tempo ritrovato. Una Verdurin di un'epoca che all'improvviso era sconosciuta. L'epoca di De Gaulle. L'umore nero le usciva dagli occhi rimasti scintillanti. Sotto l'arco delle sopracciglia, sempre più disegnate dalla matita grassa, come archetti di basalto. Chanel, un vulcano dell'Alvernia che Parigi sbagliava a credere sempre estinto, sempre Morand. Ho vissuto sulle prime scale, sul quinto gradino, il lavoro mi ha consumato, ero sola. Credevo che mi piacesse la solitudine, ma mi sbagliavo, ricorda prima della sua scomparsa la stilista, che in realtà non può fare a meno di creare. Detesta il weekend ed è furiosa quando ricomincia a sfilare, perché in Rue Cambon non si può lavorare di sabato e di domenica. Passa tutto il suo poco tempo libero a lavorare in quella che chiama casa, il Ritz. A controllare bozzetti, a guardare tessuti, a studiare, a pensare, a immaginare, oppure passeggia da sola nel cimitero di Père Lachaise, come faceva da bambina. Parigi, 5 febbraio 1954. Mademoiselle Gabrielle Bonheur Coco Chanel, a 71 anni, ricomincia a sfilare. Dopo aver riaperto la sua maison di Rue Cambon, mentre altri stilisti, uomini, cercano di imporre di nuovo corsetti, strizzature, pose sexy, di far regredire di nuovo la donna a oggetto sessuale. Se fosse un film di Hollywood, che pure l'amata e la ama, sarebbe stato un trionfo, ma in realtà le cose non vanno proprio così. La Francia sembra essersi dimenticata della sua eroina. Sembra di essere tornati al 1925, il ritorno in campagna, al passato, alla provincia, sono i commenti sui giornali dell'epoca, dopo aver visto i 30 nuovi modelli di Chanel. In un'altra delle mie foto preferite della stilista, Chanel è in piedi sulle scale di Rue Cambon, circondata da specchi, quindi riprodotta infinite volte in queste immagini con il suo tailleur. Con la gonna di media lunghezza, le mani in tasca, in uno sguardo perplesso. Scattata quel giorno, mostra una donna che sente il gelo, ma il suo motto è andare sempre avanti.